Il gruppo sportivo Prato Antico, che è anche il primo punto Amaranto, ha organizzato una cena. Qui hanno presenziato tutti i giocatori Amaranto, tutto lo staff dirigenziale. Noi siamo con il presidente Gino Massai. Mi sembra la serata sia andata più che positivamente, non è soddisfatto? Sì, io ti ringrazio, ringrazio tutti voi, ringrazio l'Arezzo, il presidente e tutti i collaboratori che sono intervenuti. Sono felice della serata e spero che il prossimo anno risucceda una cosa del genere. Ecco, noi siamo ben felici di organizzare queste cose qui. Ecco. Ecco, due parole anche con Marco Benedetti, sono stati molti premiati, mi sembra anche con buon successo. No? Sì, abbiamo premiato la squadra, i giocatori più rappresentanti, il presidente, e ringrazio tutti quanti per aver preso parte a questa serata che si è svolta nell'ambito della Sagra Paesana di Prato Antico, che si svolge anche per la prossima settimana qui, con stand gastronomici. Abbiamo dedicato appunto una serata appunto come punto Amaranto alla squadra dell'Arezzo e a tutta la società. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione e, visto che siamo alla vigilia del campionato, che serva come augurio, come abbiamo detto al presidente, come abbiamo detto all'allenatore, anche per la prossima stagione, per nuovi ambiziosi traguardi. Penso che la città se lo meriti, penso che se lo meriti un po' anche tutti questi ragazzi, che mi sembrano dei ragazzi giovani, anche simpatici, e che speriamo è forza Arezzo. Certo. Ecco, tra i premi della serata, oltre a quelli tradizionali, diciamo, per Cosmi, per Pilleddu, che è il capocannoniere, anche per un aretino doc come Rubi Mearini, no? Sì, abbiamo voluto premiare Mearini come la retina doc e siamo ben felici di averlo fatto. Ecco, speriamo che nel futuro altri aretini arrivino a questi traguardi. Ecco, saremmo ben felici e speriamo che sia uno dei più antichi.